Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video parleremo del costume del mio cosplay di Mikasa dell'anime Attack on Titan. Se mi seguite da tanto tempo saprete che questo cosplay mi è stato regalato dalla compagnia Samurai Buyer, solamente che ci sono stati alcuni problemi, e cioè che la parrucca, le scarpe e la cinta erano perfetti, mentre le altre cose hanno tutte avuto bisogno di qualche cambiamento. Quindi in questa serie di video vi spiegherò come ho fatto quasi da zero il cosplay di Mikasa. E iniziamo! In questo video parleremo dell'imbracatura delle gambe. Quella che mi arrivò da Samurai Buyer aveva diversi problemi. Numero uno, tutte le cinghie erano beige, mentre nell'anime sono marrone scuro. Quindi ho utilizzato questa pittura per pelle in realtà, anche se ovviamente le cinghie non erano di vera pelle, però mi è piaciuta tantissimo questa pittura, quindi vi lascio la marca, il nome nella descrizione. In più ovviamente non erano su misura, quindi ho dovuto riscucire tutte le cinghie e rifare tutto da capo, e mancava il pezzo che Mikasa ha sulla coscia al lato, che appunto tiene le cinghie insieme, quindi quello anche l'ho dovuto fare da capo. E adesso vi faccio vedere come. Quindi all'inizio le cinte erano così e come potete vedere andavano scucite perché il triangolino che dovrebbe stare al centro della gamba era tutto di lato, era qui. Perché? Non si sa. Quindi sono andata a scucirle utilizzando queste forbicine e dopo averle scucite ho anche scritto dietro ogni cinta qual era quella di destra, qual era quella di sopra, qual era quella di sotto, e questa cosa vi servirà tantissimo alla fine per indossarle e rincollarle. Dopodiché le ho rindossate così e ho riposizionato le cinte di modo da creare quel triangolino che vi dicevo all'inizio, e ho utilizzato un po' di scotch per fermarle così. Poi ho anche ritagliato il rettangolino che mi serviva su un pezzettino di carta e poi le sono andata a ridipingere perché, come potete vedere, il colore era molto più chiaro dell'originale, e quindi le sono andata a dipingere utilizzando questa pittura che mi è piaciuta tantissimo, e infatti vi lascerò il nome nella descrizione. È facilissima da stendere e si asciuga anche molto in fretta. Dopodiché ho rimesso le cinte e sono andata a mettere un pezzettino di velcro direttamente sui pantaloni e anche dietro le cinte, di modo che non si muovessero camminando, piegandosi, eccetera eccetera. Poi sono andata anche a riposizionare la cinta, quella laterale, quella che va intorno al ginocchio. L'ho fermata al volo con un pezzettino di scotch e poi ho tolto lo scotch e sono andata a incollare le cinte in questa posizione. Dopodiché ho fatto il rettangolino nero che andrà al lato ed ho ritagliato un pezzettino di gomma crepla rettangolare e poi l'ho rivestito con delle copelle che ho intagliato così e poi ho ripiegato in questo modo. Poi ho fatto i buchini dove far passare appunto le cinte. E poi ho ridipinto questo rettangolino di nero, sia dietro che davanti. Dopodiché ho fatto ripassare le cinte. E infine sono andata ad incollare la cinta, quella che va al lato, con della colla a caldo. E alla fine dovreste avere più o meno una cosa del genere. Per indossarla dovrete passare prima il cerchietto sopra il ginocchio, poi attaccate le cinghie al velcro, le chiudete così, aggiustate il rettangolino nero al lato della gamba e voilà, questo è il risultato finale. Se partite completamente da zero, vi serviranno 2 striscioline di ecopelle marrone per gamba, che dovranno essere lunghe abbastanza da andare intorno alla vostra coscia. A una delle estremità delle striscioline dovete anche attaccare 2 fibbiette. Poi vi servirà una strisciolina che andrà perpendicolare alle prime due.
e la dovrete piegare e incollare di modo da creare un cerchiettino come questo in cui far passare il vostro ginocchio. Poi vi servirà un rettangolino nero in cui far passare le cinghie e io l'ho realizzato con gomma crepla e ecopelle e quando mettete tutto insieme vi verrà fuori una cosa del genere. E come ho detto prima, ve ne servirà una per ogni gamba. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere come ho fatto le altre cose potete cliccare qui o nei link nella descrizione. Io faccio un nuovo video ogni martedì, giovedì, venerdì e domenica e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere vi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ari ciao, grazie per essere rimasti fino alla fine. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet e vi mando un bacino e un abbraccio virtuale. Se volete essere salutati dovete mandarmi un tweet. Se non avete Twitter basta che ve lo fate, è gratis e super facile. Se volete la maglietta, la felpa o il poster con il virtual hug potete cliccare qui o nel link nella descrizione. E vi ricordo che se mi mandate una foto con la maglietta, la felpa o il poster la metto qui, dico il vostro nome, vi seguo e sarete il Roxy Rocker della settimana. Qui vi lascio altri due video e se non siete ancora iscritti iscrivetevi ora per essere parte di questo canale Roxy Rocks TV, che è il canale più felice della terra. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mua!